Ciao amiche e ciao amici, se vuoi essere felice devi evitare i camion della spazzatura. Che cosa sono i camion della spazzatura? I camion della spazzatura sono tutte quelle persone che sono piene di veleni mentali, piene di spazzatura emotiva e come i camion della spazzatura vanno alla ricerca di discariche su cui svuotare tutta questa immondizia emotiva. E se tu le frequenti, non potrei fare a meno che diventare un ricettacolo di veleni mentali. Certo che uno, il fiore di loto, nasce nel fango e resta immune dal fango. Questo è anche vero. Però è anche vero che se non sei un illuminato, se non sei già molto avanzato sulla strada, sul sentiero, dell'illuminazione, diciamo così, che poi è la ricerca della felicità, l'eliminazione del dolore. La felicità è uno stato interiore, ovviamente. Se tu sei circondato da persone che hanno dei veleni mentali, hanno invidia, e quindi sono invidiose, ti parlano male di uno, ti parlano male dell'altro, oppure sono gelose di te, sono gelose delle cose che possiedono loro, tendono a essere, diciamo, arroganti, a parlare male degli altri. A spettegolare, il pettegolezzo è una spazzatura mentale enorme. Se sei circondato da persone di questo genere, avrai difficoltà a mantenerti puro, diciamo, immune da questi veleni mentali, ne assorbirai comunque. E allo stesso modo, se sei sempre circondato da persone incazzate e depresse, sarà facile che ti incazzerai e ti deprimerai anche tu, perché proprio per legge di risonanza, per legge di attrazione, si tende poi ad entrare in sintonia con ciò che ci circonda. Possiamo avere l'anima pura come un diamante, ma se ci circondiamo di merda, riflettiamo merda. Per cui è importante, nulla contro, ognuno farà il suo percorso, però evita di frequentare, mantieni il distacco, allontanati da tutte le persone che sono dei camion di spazzatura, perché intanto non c'è niente da fare, non riuscirai a cambiarle, sarà più facile che loro cambino te. È come quando uno si innamora di un tossico e spera di farlo venire fuori, alla fine è più facile che diventi tossico pure lui. E quindi bisogna prendere, diciamo così, le distanze, semplicemente prendere le distanze, nulla contro, ma prendere le distanze. Noi non dobbiamo avere la forza di evitare di frequentare persone dannose, diciamo, per la nostra parte emotiva, che ci possono far assorbire delle negatività. Può essere doloroso, anche se è un familiare, anche se è una persona vicina, dobbiamo avere la forza di evitarla, di allontanarla o di allontanarci. Certo, quando uno è bambino non può farlo, ma da persona adulta si può fare, si può allontanare chiunque. Questo è fondamentale per noi stessi, per salvaguardare la nostra felicità, che la felicità è veramente il bene più prezioso che abbiamo, è ciò che dà un senso alla nostra vita. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, la domanda va postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!